Sono Clizia Welker, ho 34 anni, sono cofondatrice di Bestiacce. Sono nata a Modena, ho studiato lingue e culture europee qui a Modena, all'Università di Modena e Reggio Emilia. Ho fatto una specialistica in linguistica a Pavia e poi sono andata a vivere in Olanda, dove sono stata quasi 5 anni, ho lavorato nel campo della comunicazione e dei media. Sono ritornata in Italia, sono andata a studiare a Milano, alla Domus Academy, un master in business design. Inizialmente Bestiacce era solo un'idea. Nel momento in cui ho incontrato le mie socie, Giulia che è zoologa e si occupa della parte scientifica del progetto e Roberta che si occupa di marketing e comunicazione, questa che era solo un'idea inizialmente si è trasformata in un vero e proprio progetto. Bestiacce è un sito dove si trova l'anima gemella, il compagno ideale. Si tratta dei cani che sono ospiti nei canili italiani e che attendono una nuova adozione, una nuova famiglia in cui vivere. Funziona come un vero sito di dating. Tu ci racconti chi sei, che aspettative hai, il tuo contesto familiare, la tua storia, il tuo stile di vita. E sulla base di un'affinità, noi lo chiamiamo smart match, un matching caratteriale, individuiamo nella tua zona i cani che si trovano in canile e che sono adottabili e che riteniamo sulla base di una serie di caratteristiche comportamentali che meglio si possano integrare nel tuo stile di vita. E il nostro territorio in generale è da sempre un territorio attento all'innovazione, alla rete, all'innovazione sociale. E quindi per un progetto che si propone come un progetto di innovazione sociale che vuole portare un valore aggiunto negli ecosistemi in cui va a operare, vuole creare una rete, mettendo in rete canili, professionisti che lavorano nel settore pet, e adottanti, famiglie, persone, e vuole costruire delle storie, secondo me in questo senso Modena ci ha aiutato nello sviluppo del progetto iniziale, perché è semplice creare rete a Modena. Il valore può essere quello della famiglia. Io vedo Bestiacce come un servizio alla famiglia. Il concetto di famiglia sta comunque cambiando nel tempo e per alcuni può anche essere la convivenza, un rapporto profondo con un animale. Non a caso il nostro claim è l'anima gemella esiste già. Ci piacerebbe ampliare il nostro team con una figura tecnica che possa continuare a gestire e a mantenere e a sviluppare nuove sezioni nel nostro sito, e quindi sto parlando di un web developer. Inoltre continuiamo a cercare collaborazioni proficue con canili nelle diverse città in Italia, con professionisti che si occupano di educazione cinofila, quindi educatori e istruttori cinofili.